facciamo questo brindisi e gli auguri per Natale. Torino, stai qua, noi possiamo. Ma piano sono arrivato. Dopo una allora, benvenuti intanto. Buonasera a tutti. Benvenuto. Per essere, è un ringraziamento anche soprattutto per essere venuti questa sera così a fare un brindisi per gli auguri di Natale fondamentalmente. Io voglio ringraziare tutti perché insomma siete così intervenuti, però in particolare voglio ringraziare Nicola e Torino che insomma, hanno voluto, lo devo dire questo, hanno voluto insistentemente organizzare e far venire tutti questi amici così per un primo contatto, una prima conoscenza, diciamocela tutta perché io sono abituato, per chi non mi conosce, a dire le cose in modo diretto, preciso, c'è qualcuno che mi conosce bene e soprattutto sono molto concreto. Perché poi sapete tutti che abbiamo davanti a noi delle scadenze importantissime da un punto di vista amministrativo, sia per quanto riguarda Pescara, sapete tutti che ci sarà il cambio, o comunque si spera il cambio, ci sarà la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Pescara, in particolare del Sindaco, e poi ci sarà nella stessa data, con ormai buona probabilità, mi pare certo, anche il rinnovo del Consiglio Regionale e quindi anche del Presidente della Giunta. Siamo qui. Buonasera. Ciao, ciao carissimo, vieni. Ciao Roberto. Siamo qui in una sede, come vedete, questo è un circolo del PD, è il circolo che è rappresentato dal segretario di questo circolo che è Giacomo Puzzi e da me in particolare che da una vita insomma sto in questo circolo. Ci abbiamo qui Giorgio D'Ambrosio che conoscete tutti quanti, immagino, che è sicuramente candidato al consigliere regionale, e l'occasione di questa sera è per dire qualche parola. Per dire qualche parola in merito a che cosa? Io credo che la maggior parte di noi, anzi tutti probabilmente, siamo di Pescara. Noi abbiamo iniziato, e l'avete visto, ve ne siete accorti immagino, anche dai manifesti che sono in giro, dalle interviste televisive, dai giornali. Voi, insomma, diciamo anche chi non mi conosce direttamente, ma sicuramente mi conosce attraverso insomma, tutte queste iniziative, in qualche modo, da diversi anni, che io mi occupo della città di Pescara, dell'amministrazione di Pescara, sapete che io svolgo un'attività, sono dipendente dell'ospedale di Pescara, mi occupo in particolare delle dipendenze, sono psicologo, psicoterapeuta e con la grande passione della politica. La politica è una passione e dopo diventa quasi una dipendenza, perché poi uno quando inizia a farlo vorrebbe sempre cercare di poter produrre qualche cosa di utile per la gente. Chi mi conosce lo sa che penso questo. Di che cosa c'è bisogno? Noi siamo convinti che a Pescara ci sia bisogno soprattutto di una cosa, la più semplice possibile, cioè di qualcuno che si occupi di questa città, perché negli ultimi 5 anni non c'è stato più nessuno. E i risultati li conosciamo e sono sotto gli occhi di tutti. Una città abbandonata, una città che è ha avuto una grande regressione, una città che non ha più, come dire, quella vocazione che ha sempre avuto della città dinamica, della città dove si intraprende, dove la gente vuole fare, vuole investire, non c'è più tutto questo. E sapete perché? Perché è mancata una guida capace di infondere fiducia, soprattutto in un momento di crisi che tutti conosciamo, infondere fiducia, ma soprattutto di indicare un obiettivo, di indicare una strada, un futuro su cui poi coinvolgere i cittadini, tutte le persone che vogliono fare, che vogliono intraprendere, che vogliono provare a fare qualcosa. Io non la voglio fare molto lunga, avrei tantissime cose da dire, ma avremo occasioni in qualche assemblea adunata molto più grande, ma io voglio dire che c'è bisogno di che cosa? C'è bisogno di qualcuno, e poi dopo vediamo chi è, c'è bisogno di qualcuno che abbia esperienza, che abbia voglia di occuparsi di questa città, voglia, mi sembra una cosa scontata, eppure abbiamo avuto un'esperienza in cui c'era qualcuno che non ne aveva neanche voglia. C'è bisogno di chi abbia voglia di occuparsi di questa città, c'è bisogno di chi ha passione, perché senza passione un lavoro del genere non si riesce a fare. E poi c'è bisogno oggi anche di coraggio.
perché gestire una città come Pescara è una cosa pubblica, oggi ci vuole coraggio e capacità di assumersi le responsabilità, di prendere le decisioni anche difficili, quando si è nella consapevolezza del giusto e soprattutto dell'interesse dei cittadini. Quello che noi vogliamo fare in un momento così difficile, di crisi economica per tante famiglie, qui ci sono tante persone che conosco, lavoratori, precari, che non possono ancora immaginare o guardare il futuro. Ebbene, e poi dopo tutti gli anziani che abbiamo a Pescara e tutte le persone più deboli, ebbene noi vogliamo che nessuno resti più solo. Nessuno si deve sentire solo. Tutti devono avere la possibilità di poter avere una voce, un aiuto. Qualcuno che li ascolta, sembra una cosa normale, invece non è così, perché da 5 anni in questo comune non ascolta più nessuno. C'è il divieto di entrare, non si può neanche entrare. Sapete, la prima cosa che farò se io sarò sindaco, toglierò quelle sbarre che stanno lì davanti, che sono simboliche, ma la dicono lunga sull'atteggiamento che hanno avuto questi qua. Non ricevono nessuno. E un cittadino chissà dove dovrebbe andare a dire quali sono i propri problemi, qual è la propria situazione, i problemi dei figli, i problemi della famiglia, degli anziani e quant'altro. Allora, questo è quello che noi vogliamo portare avanti. Ma per fare tutto questo, e poi non voglio dilungarmi oltre, per fare tutto questo c'è bisogno di occuparsi dello sviluppo della città. Vedete, per occuparsi di lavoro, per occuparsi del sociale, per occuparsi delle persone più deboli, per occuparsi di tutti coloro che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, sapete che ci vuole? Ci vuole una cosa fondamentale, rimettere in moto l'economia, perché senza di quello non si riesce a fare. C'è bisogno di rimettere in moto l'economia, c'è bisogno di reinvestire, c'è bisogno di fare un piano per la rigenerizzazione di tutte le aree degradate di Pescara, gli edifici degradati, per rimettere in moto anche l'edilizia, dove c'è una disoccupazione incredibile. C'è bisogno di rimettere in moto il commercio con delle azioni precise e non con le situazioni estemporanee che questi qua ogni tanto dicono, mettendo in ginocchio tutto. C'è bisogno di riaprire il porto di Pescara. Io ho fatto un manifesto 6x3, qui, eccolo, che parla del porto. Ma mi sembra una cosa possibile che il porto di Pescara sia stato chiuso? Per l'indifferenza, per l'incapacità, la superficialità di una classe politica indegna, perché hanno messo in ginocchio un'intera economia di Pescara. Ma sapete quando c'erano i traghetti, quante persone giravano a Pescara? 40-50 mila, e quanta economia indotta mettevano in moto. Pure quella è finita, non c'è più. È chiaro che da una cosa poi tira l'altra e tira l'altra e si creano occasioni. Ma guardate i giovani, i ragazzi, i nostri figli, ci hanno uno sguardo vuoto perché non riescono più a vedere il futuro e noi gliele dobbiamo ridare per quello che è possibile per l'amministrazione comunale. Ebbene, tutto questo noi lo facciamo perché abbiamo passione per farlo, abbiamo voglia di farlo e abbiamo coraggio. Queste sono le parole che io porterò avanti da adesso fino ad arrivare a quando sarà. Io vi chiedo l'aiuto alle primarie. Voi sapete che si faranno le primarie a febbraio, probabilmente il 23 febbraio, probabilmente il 23 febbraio, ancora è deciso in modo ufficiale, si faranno le primarie, cioè l'area nostra deciderà chi sarà il candidato sindaco attraverso la decisione dei cittadini. Chiunque, di qualsiasi estrazione, non ci vuole nessuna, andranno lì e voteranno per il candidato. Adesso gli altri candidati non li conosco, vi giuro che non si sa ancora oggi chi saranno altri candidati, io sicuro. Ma un altro non lo so, e poi vedremo. E quindi vi chiedo che insieme a voi queste cose che ho detto io sono convinto di poterle fare e le voglio fare e le riuscirò a fare per un motivo molto semplice: perché ci credo, perché c'è la passione per farlo. Questo è l'unico obiettivo. Io vi saluto in questo modo, augurandovi un buon Natale a voi e alle vostre famiglie, un buon anno, e poi dopo ci rivedremo sicuramente. E adesso lascio la parola a Giacomo per un saluto. Io non voglio aggiungere più di tanto, anche perché non voglio la partita, quindi possiamo chiamare tutti ad andare allo stadio a vedere
a vedere il pescare. Molino ha detto bene, in questi anni la città è stata abbandonata, lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti. Ci vuole coraggio, io credo che dobbiamo affrontare anche il male dei tempi, ovvero che è il cambiamento corre velocemente e alla velocità del cambiamento la politica non può rispondere con la mancanza di intervento. Moreno l'ha detto bene, una classe politica deve assumersi le proprie responsabilità e anche saper gestire quello che è il potere, nel senso che dobbiamo tornare a una politica che è in sintonia con quelle che sono le esigenze delle persone, le esigenze della quotidianità. E anche un po' il messaggio che sta passando a livello nazionale. Noi abbiamo fatto anche una battaglia come partito per portare avanti la proposta politica di Matteo Renzi che racchiude questo messaggio. Alla velocità del cambiamento bisogna corrispondere con la velocità degli interventi, altrimenti la politica che non riesce a intercettare questi problemi risulta essere inutile. Noi abbiamo avuto in questi anni una filiera governativa di centrodestra al comune, alla regione, alla provincia che ha manifestato tutta la propria inutilità, lo diceva Moreno prima. Abbiamo un'indagine su quello che è la competitività della nostra regione, prendendo in esame una delle tante cose, mettiamo le infrastrutture, siamo agli ultimi posti insieme alle regioni della Polonia, della Bulgaria, della Grecia. Io credo che la nostra città, che è una città fondata sui servizi e sul commercio, dove il commercio per decisioni politiche si è deciso di spostarlo nei centri commerciali, dobbiamo puntare sui servizi, ma dobbiamo puntare molto sulle infrastrutture. E lo ha detto bene Moreno, io credo che sarà caratterizzato e delineato meglio nel suo programma. Dobbiamo puntare sull'aeroporto, sul porto, perché non è possibile che la Croazia che entra nell'Unione Europea si avvicina e noi ci allontaniamo chiudendo il porto e chiudendo i collegamenti. Abbiamo un aeroporto, consentitemi di dirlo, ridicolo rispetto all'offerta mondiale, all'offerta europea, all'offerta italiana. Noi dobbiamo collegarci e permettere anche ai nostri giovani davanti a un computer di trovarsi delle opportunità di lavoro attraverso un click, permettendo a tutti, intercettando la voglia che c'è del nostro paese e nel mondo, perché noi abbiamo le capacità per farlo. Dobbiamo puntare sulla cultura, sul turismo e poi dobbiamo puntare in una città che ascolti tutti, che non lasci indietro nessuno e che riparta appunto dalle periferie. Noi siamo impegnati in questo, che è un quartiere, insomma, non è che ve lo devo dire io, abbastanza difficile, che in questi anni è stato non dimenticato, è stato devastato, un quartiere di serie D come questo, come San Donato, come la zona dei Colli. È stata una città, un'amministrazione che ha badato solo a fare le fontane, a fare le aiuole al centro della città, abbandonando tutto e lasciando un'intera popolazione in balia del proprio destino. Noi dobbiamo aiutare tutti a raggiungere i propri obiettivi e dobbiamo far sì che questa città torni ad essere il posto dove sia possibile far crescere le idee di tutti, dove possiamo dare a tutti un'opportunità di lavoro, di vita e di essere appunto inseriti nella nostra comunità. Io credo che Moreno abbia tutte le capacità per farlo, ha l'esperienza, quindi aiutiamolo in queste primarie e credo che insieme possiamo riuscire poi a vincere la partita più importante, perché le primarie sono una fase della competizione dove si sceglie il candidato migliore di una coalizione. Poi ci sarà la vera partita, che saranno le secondarie, dove ci sarà il vero avversario identificato che noi dovremo battere per riportare la nostra città allo splendore che merita. Grazie a tutti, vi auguro un buon Natale, un felice anno e speriamo che insomma insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sì, prima di prendersi velocissimo, ringrazio Moreno per aver promosso questa iniziativa e sinceramente, considerando le festività, l'allontanamento dalla politica, vedere in tanti. È la partita del Pescara. È la partita del Pescara, vedere in tanti dimostra che c'è voglia di ricominciare un nuovo percorso con la speranza e una prospettiva migliore. E ce l'auguriamo tutti e che se non andrà sarà la fine per Pescara, ma soprattutto per coloro che oggi stanno in una situazione di oggettiva difficoltà, perché la congiuntura economica non è delle migliori e tende a peggiorare, purtroppo, bisogna dire. Pescare è stato abbandonato, ma non è l'Italia, che oggi ci occorre una svolta, ma non è questione, oltre che generazionale. L'idea al governo ci deve andare chi ha voglia di lavorare, di mettere a disposizione della gente, soprattutto anche le idee, e le vuole portare avanti. Noi stiamo creando questa classe dirigente, la dobbiamo creare in tutta Italia, anche e soprattutto a Pescara, per recuperare l'immobilismo di 5 anni che ha portato quello che era il capoluogo commerciale, il capoluogo economico della nostra Abruzzo, ormai è diventato forse al quarto posto sotto all'acqua che è stato martoriato dal terremoto. Ma il guaio è che spesso le risorse ci sono,
e che non si è in grado di spenderli. Questo è il guaio anche della politica della nostra città. Quel poco molto che c'è, spesso non si riesce a fare se non è un fatto di immagine, mentre le attività economiche sono fondamentali, vanno alla deriva. Il porto è diventato una barzelletta, abbiamo avuto il commissario, ma lo stesso aeroporto, ciò che abbiamo visto ieri, questa competizione, l'aeroporto di Pescara in confusione, ne apriamo un'altra lacra quando sappiamo che le risorse non ci stanno. Cioè, occorre una programmazione per ridare la vitalità. Il porto di Ortona, che dovrebbe essere il porto commerciale, non è collegato con l'interporto di Vanoppelli, dove dovrebbe andare i camion. C'è stato uno sviluppo anche nel passato, ma in questi ultimi anni caotico, che non sta portando niente, sta solo creando divisione, perché poi nei momenti di difficoltà aumenta la divisione tra i cittadini e tra le istituzioni e i cittadini stessi, perché giustamente dall'altro tavolo vengono i responsabili di ciò che non funziona. Io lo capisco, uno che è in difficoltà con qualcuno se la può prendere, con chi se la prende? L'amministratore locale è sicuramente l'interlocutore principe che riesce a incontrare, gli altri sono lontani dalla televisione. Allora dobbiamo creare una classe dirigente all'altezza. Questo spazio l'abbiamo ripulito, l'abbiamo riaperto, penso che sarà anche a disposizione per gli spunti programmatici, perché oltre alle primarie e quelle secondarie, che dobbiamo dirci che sono ancora più importanti, però condividere con loro quelle che sono le esigenze più importanti, penso che sia un fatto fondamentale, perché significa poi impegnarli anche nella campagna elettorale a sostenere le idee che insieme a noi hanno voluto mettere nero su bianco. Allora, ricreiamo questo spirito, io penso che il futuro possiamo ancora cogliere e dare un'occasione, una risposta per tutti i giovani che se lo merita, se lo aspetta, se non vogliamo ritornare a essere un paese di emigranti, come purtroppo lo siamo stati dove. Però è Natale, guardiamo un po' di ottimismo, tanti auguri a tutti quanti, a voi, alle vostre famiglie, e prendiamo insieme. Grazie.